E buonasera a tutti e bentornati su niente, questa rubrica effettivamente non ha nome, ma bentornati sul canale di Ivan Lacroix per un altro gameplay rarissimo ormai di Guilty Gear XXX. Quanti X ci ho messo? Guilty Gear XX Ascent Core Plus. Continuiamo quindi nel nostro cammino attraverso questo gioco e intanto lo farei partire. Direi che è il caso di farlo partire. Sì. Passiamo un pochino qua. Ok. Allora, iniziamo. Oggi tocca a Jem. Dov'è Jem? Jem. Chiaramente problemi legati al trovare personaggi. Non lo trovo, eh. Dov'è Angie? So che c'è. Allora, Miglia, qua c'è Biken, Testament, Zappa, Chip. Oh, non riesco a trovare. Oh, l'ho trovato. Porca miseria, sto a cercarlo per delle ore. Andiamo. Bene, come partire bene? Saltando senza voler saltare. Dai, vabbè. Dai, vabbè. Secondo che mi scrivono. Dai, vabbè. Dai, scusate. Un secondo. Ho il cane e il gatto che si stanno facendo l'agguato a distanza. Tipo il gatto è dietro la porta. Il cane è sotto i miei piedi. Vabbè, andiamo avanti. Dai, scusate.
Guarda che voce fastidiosa. Sono combabili. No, ce n'è un'altra. Avanti, indietro, avanti. Ok, ci siamo. Dai, scusate. Ah, no, aspetta. Avanti, indietro, avanti. C'è una tutta avanti. P più K. Ok. Facile, eh? Considerando quanto è faticoso, non credo ne valga la pena. Al. Ok, proviamo la versione. Non sono un grande fan di Gem. Please select your character. Tanto quella vecchia, ok. Se non ricordo male, esatto, non dovrebbe più avere Bakusho, ma direttamente. Scusate. Ah, ok, è quella. No. Ok. Ok. Volevo... Quindi posso... No. No. Dio. Solo questo, non altro. Calcio, qualcosa. Ah, ok. Ora serve. Dovrebbero essermi cambiate anche le mosse.
Arma molto di più della la variante X. Di base è la stessa mossa, però vabbè. Ok, andiamo a affrontare la storia. Secondo. Non dovrebbe essere troppo difficile quella di Gem. Il mio nome è Gem, sono una carta. Ok. Secondo, rispondo. Ok. Allora, tecnicamente c'è una finta scelta e poi l'effettiva scelta è verso la fine. Ma intanto introduciamo la prima preoccupazione del soggetto è cuoco, ma è anche uno dei pochi utilizzatori del ki. Dei cinque elementi che formano la magia, il ki non è ancora stato ricercato a dovere e i suoi utilizzatori sono estremamente limitati in numero. Molte persone con l'abilità di controllare il ki sono di discendenza orientale, quindi l'abilità di utilizzare il ki si ritiene abbia delle connessioni con le persone orientali. I motivi del soggetto sono semplici: il suo principale interesse sembra essere un modo di diventare una miglior cuoca. Controllarla dovrebbe essere semplice. Il soggetto non sembra rappresentare una minaccia per noi, tuttavia la cattura e l'analisi sarebbero un beneficio. Considerando quanto appena... Cane, non aver paura del gatto, dovresti essere un cane. Considerando quanto appena detto, gli assegniamo un raggio di rischio di C. Ok. Moete shimatta mise o shakkin de saiken shita. Emma ricostruì il suo ristorante pagando i debiti. Con poche taglie non ho fatto tempo adesso. Jam wa di partire per un viaggio per attrarre il più possibile i clienti. Devo ripagare i miei debiti. Mi chiedo se ci siano dei clienti qui intorno. Ah, lei, signor Seo. Cosa? Ok. Perché ti stai riferendo a me? Yes. Devo rimodernizzare il mio locale. E gradirei si fermasse. Che botto. Congratulazioni, sfortunatamente mangiare non è una cosa che ho bisogno di fare. Sei un bugiardo, signore. Entri dentro, non mi faccia farle del male. Ma perché bisogna picchiarsi per questo? Perché? 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 Picchiamoci perché voglio mangiare. Ok. Bene, me la sono meritata effettivamente. Fa niente di danni. Che fastidio. Ok, ora ci dovrebbe essere una prima scelta che in realtà non cambia nulla se non gli avversari che affrontiamo. Le vediamo comunque. Comunque è andato via. Ehi.
Che cosa vuoi? In realtà stavo per prepararmi a diventare a correre nelle prossime elezioni presidenziali. Ok. Per favore, vota per me. No. Questa è l'ultima cosa che mi passerebbe per la mente. Ho debiti da pagare. Ma puoi ancora votare, giusto? Paga i miei debiti, quindi sarò più che felice di votare per te. Che diavolo? Ok, ora su quella scelta affronterò più o meno avversari. Vediamo. Ten, let's duke it out. Quindi perché non decidiamo con un bel combattimento? Perché tanto in questo gioco bisogna combattere inutilmente per tutto. E il bello è che accetta anche. Ma tutti odiano Gem, qual è il discorso? Ok. Se n'è andato. Giustamente. E ora giustamente ci becchiamo con chi. Posso aiutarti? Ho appena rimodernizzato il mio ristorante. Perché non ci viene a trovare? Davvero? Sono al lavoro adesso, forse in futuro. Non dire così. Se faccio entrare un ragazzo carino come te, le vendite saliranno sicuramente. Non ho davvero tempo adesso. E ci picchiamo. Giustamente, perché no? Non è un modo per cercare clienti, picchiare i clienti. Heaven or hell? Final. Let's rock. Ok. Next. Perché tutti scappano da te? Perché li picchi? Ecco perché tutti scappano da te. Sei bravo con la magia del fuoco, non è così? Vieni a lavorare al mio ristorante, non dovrò più pagare il gas. Ma che diavolo? Ma non hai un lavoro, non sei impiegato. E questa non è una buona cosa. Il tuo sguardo è davvero spaventoso adesso. E giustamente ci si ripicchia. Questo gioco ci si picchiare. Heaven or hell? Final, let's rock! Ok, e incrociamo Johnny. Verrebbe anche lei al mio... Ormai è tipo un disco rotto. Ovviamente verrei con te, verrei ovunque, Johnny. Per favore. Oya oya, zeivun sekkyokuteki da ne.
E giustamente sono schiaffi perché May pensa che voglia uscire. Che diavolo stai facendo? April si arrabbierà tantissimo. Che c'entra April? Beh, questo io posso spiegare. Come on, devi venire a casa, altrimenti non tu piccola delinquente. Cosa? E ci si picchia ovviamente. Perché devi portarmi via i clienti? Ok. No, ci sono non c'è bisogno di domande, non c'è nessuna pietà. Ehi, picchio un'altra persona. Beh, siamo chiaro, te la sei abbastanza meritata. Non mi riesce a utilizzare gemme, è inutile. Ok. Ah, Johnny! Mata kieta! Oh, fra fra ste bacca nan. Oh, il mio cliente è scappato. Ok, quindi finalmente si ricollega, poi vabbè, poi lo vedete dopo. Sembri veramente stanca. Il piso perfetto. Dovrebbe venire al mio ristorante. Chiede a chiunque. Ristorante? Cibo cinese di qualche tipo, giusto? Ripensandoci, va bene così. Non ho cibo per gli alieni. Ma una bocca è chiaramente un sacchetto in testa. Ok. Comunque, se è davvero stanca, dovrei curarti. Trattato. Davvero? Puoi? Potrebbe sentire un piccolo ping. E ci si picchia, ovviamente. Quella era una siringa enorme. Heaven or hell, final, let's rock! Ora che non mi serviva me l'ha fatto. Mutande. Oh, il mio corpo si sente meglio adesso. Quel dottore era un po' inquietante, ma le sue abilità erano reali. Mamma. Ding ding ding. Perfetto. Te sei decisamente troppo perfetta. Oh, se te non sei neanche umano, non posso servirti. Non prendermi in giro. Dei sistemi avanzati che convertono il cibo in energia. Wow. Ma cosa più importante, saresti interessato a lavorare al mio ristorante? Sei un robot. Quindi non avrei da pagarti. Questa cosa non ha senso. Comunque, sono al lavoro adesso. Devo arrestarti. Heaven or hell, final, let's rock. Oh,
prima del prossimo devo salvare perché c'è la scelta che veramente determina. Si è rotto? No, non ho bisogno di spazzatura di robot al mio ristorante. Presumo che il robochino fosse all'altezza della sfida. Chi sei te? Sono Crow. Sono un capo sezione del Post War Administration Bureau. Piacere di fare la tua conoscenza. Ah, piacere di fare la tua conoscenza. Pensi di potermi aiutare? Dovrei collezionare alcune informazioni. Aiutarti? Nessun problema, devi darmi qualcosa in cambio. Non lo faccio a gratis. Ah, sei davvero onesta. Penso che questo sia davvero ammirabile. Che cosa vuoi? Voglio che tutti voi ragazzi diventate clienti del mio ristorante. Tutto qui, ok. Iniziamo allora, ti va? Che robot bizzarro. Non davvero amabile. È ancora in sviluppo. La combatteresti per un po'? Devo usare un instant kill, che non è facile. Heaven or hell, final, let's rock! Certo, mi prendesse il comando dell'instant kill sarebbe meraviglioso. Ok, mi prendeva il comando. Hai promesso, ora vieni al mio ristorante. Adesso? Ok, è impossibile, non c'è nessun modo, ho cose da fare. Non è bene rompere una promessa? Forza! Mi dispiace, verrò la prossima volta. Perché mi hai afferrato? No, non mi tirare. Si vede che tu abbia un po' di appetito, ma non importa. Ti ciberò come una famiglia da 10. Ovviamente avrai da pagare. Silenzio, una promessa è una promessa. E ti picchio anche. Ah, cioè alla fine è stata catturata da lei. Cioè dovrebbe essere scappato dai peggio nemici. È stata catturata da lei. Sei qui. Posso aiutarti? Sono piuttosto di corsa adesso. E l'uomo che ti stai portando sulle tue spalle è l'uomo che sto cercando. Me lo daresti? No, questo uomo è un cliente. Non posso fartelo avere. Questo uomo non dovrebbe esistere in questo mondo. Questo non importa, un cliente è un cliente. Va bene, non volevo essere rude, ma non mi lasci altra scelta. Heaven or hell, final, let's rock! Ok. L'ultimo avversario. Ci siamo quasi. Questo è più pesante di quanto sembra. Ehi, ragazza in abiti cinesi, perché stai trascinando quel vecchio a giro? Vieni qui e gioca con me. Cosa? Togliti di torno, devo tornare al mio ristorante. Ristorante? Oh, un logo cinese. Questo mi ricorda che sono piuttosto affamato. Davvero? Quindi vieni al mio ristorante, ok? Ok.
Molto bene, quindi combattiamo. Cosa? Perché sono d'accordo con lui? Chiunque perde deve portare questo vecchio. Ma perché? Ok. Non ha senso. Non ha davvero senso. Heaven or hell? Attaccato. Ok. Ora mangiamo. Ti avevo detto che ero impegnato oggi. Qualcuno mi deve venire a prendere. Questo vecchio penso di averlo già visto da qualche parte. Professore defective, oddio, non mi ricordo cosa significa. Vabbè, non farti prendere da me. Sei inutile, completamente inutile. Oh, questo tipo è. Silenzio. Andiamo a casa. Un attimo, non avete ancora pagato. Mi hai portato qui con la forza. Che logica è questa? Dovrei semplicemente distruggere questo ristorante. Non te lo farò fare. Ok, dannazione. Non mi piace come si stanno mettendo le cose. Cosa? E ciao ciao ristorante. Dove sono andati tutti? Probabilmente per via delle energie rilasciate dal robot Key e da quella ragazza si è creato una voragine del tempo e spazio. Almeno questa è la mia teoria. Non mi interessa tutto questo blaterare. Dove siamo? Non lo so. Se non altro non ci sono persone. Defective professor, ma ci dica come tornare indietro. Adesso. Oh, non mi assalire, sto pensando. Non ho indizi. Come potrei portare avanti gli affari in un luogo come questo? Cosa devo fare? Quindi è una modalità storia abbastanza... Ok, picchiamo tutti quindi. Va bene. Penso sia una soluzione. Ok, la seconda modalità storia che si fa con lei dovrebbe essere più veloce perché in realtà ha meno scontri. Cioè le sue opzioni servono per avere effettivamente meno scontri. 4, 2, 1. Ok, questo lo possiamo saltare. Questo lo possiamo saltare. Questo lo possiamo saltare. E possiamo andare direttamente al picchiaggio con Slayer. Heaven or hell? Final! Let's rock! Ah, l'ho preso in salto, dannazione. Quando non mi prende i comandi è qualcosa di agghiacciante. Quando non mi prende il basso, non so perché. Ok, ora devo scegliere la prima opzione. Che appena arrivano, eccola qui. Quindi dovrei venire al mio ristorante. Sei un cliente e devo considerarti come tale. Va bene, mai del cibo giapponese? Giapponese? Ovviamente no, siamo un ristorante cinese.
Sì. Ah, in quel caso. Dimenticate che abbiamo avuto questa conversazione. Stai uccidendo il mio ristorante? Non posso permetterti di andare via con questa offerta. Comunque, in un modo o nell'altro. Ci sto prendendo la mano. Probabilmente dovrei prima studiare il cibo giapponese e quindi cercare clienti. Oh, ecco, è un'altra strana. Se ricordo bene, te sei giapponese, non è così? Ancora di nuovo questa cosa qua? Ho deciso di servire cibo da ogni parte del mondo al mio ristorante. Dovrei insegnarmi la cucina giapponese. Insegnarti come cucinare? Nessun cavolo di modo. Capisco, non sai cucinare, vero? Ma non è quello che ho detto. Non devi fingere con me. Ora che ti osservo, sei... Corso, non me lo ricordo. Ho chiesto alla persona sbagliata. Giustamente, si è arrabbiato. Perché mi hai colpito? Forza, cuciderò per te, quindi preparati. Heaven or hell, final, let's rock! Ancora viva! Ok. Ok, ora io dovrei riavere Faust. Oh, quelle persone sono così violente. Heaven or hell! Final! Let's rock! Aia, basta! Maledetto mini Potemkin. Ok. Ora, fino a Justice è tutto uguale. Quindi cambia poco. Poi Justice lo devo battere normalmente. Là devo battere una donna. Ok. Fuori anche lui. E ora Justice. Normalmente, così poi vado per l'ultimo scontro e finale normale. Heaven or hell, final, let's rock! Get closer! Get
sorprendentemente facile. Tipo, non me l'aspettavo. Ok. Sei piuttosto forte dopo tutto. Abbiamo finito? È tempo di venire al mio ristorante. Ok, vengo. Ma sono piuttosto impegnato oggi. No. Ho ottenuto fede al patto. Quindi te hai da tenere la tua... Devi fare la tua parte oggi. Questa è come funzionano gli affari in questa nazione. Vabbè, se ci sia una differenza di culture. Ci vediamo. Fermo. È veloce. Justice. Cambiare modalità. Prepararsi a fuggire. Ma che diavolo. Andiamo, ci catturerà. Ha lavorato a gratis. Avrei dovuto solo distruggere quel robot. Qui ho un suggerimento su come raggiungere l'altro finale. Devo trovare dei impiegati più attraenti. Così farò vedere tutte le ragazze carine. E giustamente, ragazza cinese, come stai? Sappiamo già come andrà a finire. No, se sono un ragazzino non posso utilizzare i ragazzini. Di cosa stai parlando? Ma è così bello, un bel ragazzo. Ti interesserebbe lavorare nel mio ristorante? In 5 anni saresti pieno di ragazze. Gli affari saranno eccezionali. Sono un intrattenitore, quindi non penso di essere un buon cameriere. Non accetterò un no come risposta. Ho già deciso, fai come ho detto. Sembra una minaccia. Il tuo sguardo mi spaventa. E infatti ci picchiamo. Comunque mi chiedo sempre dove finiscono i piatti quando li lancia via in questo modo. Quanto è resistente. Ma che resistente. Vabbè. C'è anche quel verso che fa fastidissimo. Ok. Bridget, cibo pronto per il tavolo 2. Ok, sono... vado. Così tutti i clienti femminili adesso. Le vendite sono in crescita. Ma non credo vedremo molti più clienti uomini. Vabbè, finché faccio soldi. Bridget è ancora un bambino, ma quindi non ho da pagarlo tanto. Sono una donna d'affari così di successo. Così brava. Jam, abbiamo altri due clienti. Capito. E insomma, da una parte gli esplode il ristorante e finisce tipo mau. Da una parte gli esplode il ristorante e finiamo tipo in un altro tempo-spazio. Dall'altra parte diventa un coso di successo. E questa che vedete qua è la coda del gatto. Ok, salvo. E per oggi ci fermiamo qua. Abbiamo fatto abbastanza veloce comunque. Non era così difficile. A parte che all'inizio mi hanno odiato. Salviamo. Poi dove scrivere i dati. Sì. Please. Ok. Anche per oggi direi che ci possiamo fermare qua. No, ok, dietro. Ci possiamo effettivamente fermare qua. Proseguiamo a breve, spero, con il prossimo personaggio, che dovrebbe essere Angie. Mi pare sia Angie. Non me lo ricordo. Mi sono fatto una listina. Angie. Giusto, ho picchiato Angie. Poi nel training sciocco a me. Va bene, quindi ci vediamo il prima possibile con il proseguire di questo gameplay walkthrough di Galtier XX Asset Core Plus. Da Ivan Lacroix è tutto, al prossimo video.